passiamo a questo punto a montare le punte sulle nostre due aste che assomigliano sempre di più a delle frecce. Pertanto dovremo adesso sagomare, appuntare la parte terminale in legno e poi innestarvi le punte da caccia. Qui faccio una velocissima parentesi facendovi vedere due punte, tipicamente una bilama ed una trilama, concepite per essere applicate direttamente sull'asta di legno. Vedete, offrono un cono che poi andremo a fare con il nostro appuntalapis e vedremo che l'asta vi alloggia perfettamente. Tuttavia, nelle aste in legno è comunque possibile inserire un inserto di questo tipo che di fatto, inserendosi sempre con un cono e incollandosi all'asta, offre sulla parte opposta la classica filettatura standard per poter inserire a questo punto anche punte a vite. Questa è la punta, diciamo, di allenamento di 80 grani, esattamente come lo è questa punta che sarà la punta effettiva di tiro. Questa è chiaramente una punta trilama con punta scalpello e tre lame mobili che poi vengono sostituite all'occorrenza. Ecco fatto. Si nota in maniera piuttosto evidente che adesso l'angolo è decisamente più acuto. Per il corretto alloggiamento della punta si lavora e si riduce un attimino in parte terminale, quel tanto che basta, e questo si fa sperimentalmente con delle prove, per far alloggiare correttamente la punta all'interno. E verifichiamo l'allineamento, cosa estremamente importante, andando a cercare il piano di rotazione migliore. Diciamo subito che questo tipo di verifica e quindi di accertamento del perfetto allineamento fra punta ed asta è una cosa che va perseguita con estrema decisione, soprattutto quando si impiegano punte bilama, le quali di fatto durante il volo svolgono un'azione di vero e proprio veleggiamento, costituiscono un timone che può condizionare la traiettoria della nostra freccia, cosa che peraltro è meno evidente e meno problematica quando si vanno ad utilizzare delle trilame. Io, come vedete, sto ruotando la mia asta per cercare di andare a trovare il miglior compromesso possibile fra l'asta e la punta. Si traccia per l'incollaggio sia l'asta che la freccia in un punto qualsiasi che ci sia di riferimento. Io in genere faccio una cosa del genere, traccio entrambe, sia la punta che l'asta, con un segno di pennarello indelebile. Stessa cosa facciamo sulla trilama. Desidero fare una considerazione, siccome più volte mi è capitato, parlando con altri arcieri cacciatori, di sentire che è determinante allineare la punta, soprattutto nelle trilame o nelle bilame a seconda dei punti di vita, rispetto all'orientamento delle penne, devo dire che sia per esperienza ma anche per conoscenze, fatemi dire, specifiche di aerodinamica, secondo mio modesto avviso non è assolutamente vero, ovvero non ha nessunissima influenza sul volo della freccia che, per esempio, nel caso di una trilama il tagliente sia allineato con una penna. Durante il volo i due profili non interferiscono affatto, per più di un motivo.
Casomai c'è da dire una cosa, che nel caso specifico di una bilama in particolare, forse anche di una trilama, ma sicuramente di una bilama, io tendo a orientare la lama rispetto alla posizione che assumerà la freccia nel momento in cui è incoccata. Quindi, esemplificando, nel caso specifico io incocco con la penna indice all'interno della finestra e quindi mi trovo in un assetto di tiro che è più o meno questo. Ecco, io ho notato che tirando da un punto di vista di mira in termini istintivi, ho comunque nella visione periferica dell'occhio la parte della punta. Mi fa molta differenza trovarvi la punta, come state vedendo adesso, orizzontale piuttosto che in questo senso, in questo senso, in quanto se io ho nella visione periferica il profilo del tagliente, diciamo, percepisco meno la correttezza della parabola che mi andrà poi a disegnare la freccia per giungere al mio bersaglio. In altri termini, mi agevola nella mira istintiva il fatto di avere prima di tutto costanza nell'orientamento della punta, ma anche percepirne la sua forma triangolare. Quindi ribadisco, cercare di tenere la lama, la bilama in questo caso, orizzontale rispetto al mio occhio dominante. Passiamo all'incollaggio. Per incollare le punte io utilizzo una bicomponente normalissima e